E anche nel giorno dell'Immacolata su Radio In sentite live le voci di Open Day e il martedì i Mascinardi di Eliana Chiavetta vi tengono compagnia fino alle 11. 11. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del cinema con un'altra artista straordinaria. Occhi verdi, edizione perfetta, Bella Catanese come il sole. orgogliosa, e poi è reduce da questo straordinario successo che ha fatto veramente un record Sì. d'ascolti, che io, una giudice popolare al Maxi Processo, diamo il benvenuto il giorno dell'Immacolata a Manuela Ciao, Ventura. ciao a tutti, vi stavo Ciao. seguendo, grazie per questo invito. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e felice di ritrovare Ivan e di conoscere Iana. Grazie. Dove ti trovi, Manuela? A casa mia, a Catania. Davvero? Sì. Senti, Fantastico. ma quanto sei. Tu me l'avevi detta questa cosa quest'estate che stavi Sì. girando con il regista Francesco Micci, che in realtà poi rivedere veramente questa ricostruzione è una doc fiction, Sì. tecnicamente è a metà fra il documentario e la finzione, dove sono stati inseriti dei pezzi d'archivio davvero notevoli. È chiaro, li avevamo visti in altre circostanze, ma le testimonianze di chi ha realmente vissuto il più grande maxi processo Sì. della storia sono state davvero, davvero notevoli. E poi tu sei una delle giudici popolari assieme a Donatella Finocchiaro, per cui questo ruolo ovviamente per te è stato, credo, abbastanza intenso. Guarda, una di quelle esperienze è quando ci siamo sentiti con Francesco Miccichè, che appunto è il regista di questo progetto. E lui confermava, insomma, la scelta dopo aver superato il provino. Io ho detto che ero felice sia di poter lavorare con lui e di poter lavorare soprattutto perché lo abbiamo girato, diciamo, nella finestra subito dopo il lockdown pesante, per cui era un momento per noi molto delicato da un punto di vista professionale. Ma gli ho detto che appunto era uno di quei progetti nei quali io mi sento, come dire, chiamata da una partecipazione quasi personale, intima, oltre che professionale, no? Come scendere in piazza e manifestare. In realtà io in quegli anni ero ancora ragazzina, non avevo potuto partecipare. Ecco, questo per me è stato, come dire, come un contributo di responsabilità, quel senso civico, etico, che poi rappresentano queste persone di cui noi raccontiamo la storia, ce lo siamo in qualche modo assunto attraverso questo progetto. E devo dire che tutti quelli che ci hanno scritto, i messaggi che sono arrivati, sottolineano proprio questa importanza. Il fatto, sì, è vero, di continuare a parlare di quel periodo e di questa nostra storia è così pesante e dura, però intanto attraverso degli occhi nuovi, perché in pochi sapevano, no, della presenza di questa giuria popolare così Di determinante. queste tre donne anonime anche. Esatto, semplici, delle persone appunto normali, che però hanno dimostrato una grande dignità, un grande senso del valore, di credere nella legalità, nello Stato e nella possibilità veramente di lottare contro la mafia. Io, Manuela, tu sai che ho la grande passione per il montaggio, per cui oltre alla scrittura mi piace anche molto la tecnica e te ne ho dato prova e dimostrazione quest'estate a Sì. Terrazini. Voglio farti una sorpresa perché ho confezionato una piccola clip con le Sì. immagini più suggestive della tua ultima performance. Allora, vediamo queste Grazie. immagini di Manuela Ventura, poi pubblicità e torniamo subito in diretta con Open Day. Hai modo di osservare questo montaggio realizzato da Ivan Dai, Scinardo? è una Ho piccola visto, clip di 40 secondi. grazie. Ma Grazie. era bella questa tua espressione, Manuela. Io non mi faccio intimorire da nessuno, che poi è il monito anche per tanti Esatto. giornalisti a lavorare con la schiena dritta. Guarda, se posso, vi dico che appunto quella è Vai. stata la prima scena che abbiamo girato entrando, per me, per la prima volta dentro l'aula bunker. Quindi
Quindi Ti il sei mio emozionata? ricordo è incredibile, diciamo emozionante, ma denso, perché veramente da brividi. Entrare lì dentro è una sensazione molto particolare. E poi raccontiamo in questa scena, così come in altre, il fatto che non è stato per niente facile per questi giudici popolari intraprendere questo percorso lungo più di 2 anni, anche perché all'interno della giuria stessa c'erano, come dire, degli attriti, perché qualcuno in qualche modo remava contro la possibilità di condurre tutto in maniera equa. Quindi per queste persone sono stati 2 anni di grande impegno, e poi l'ultimo periodo, questi 35 giorni vissuti giorno e notte dentro proprio i locali a loro dedicati, senza poter Eh uscire e sì, perché poi c'era la condividendo. saletta adibita ai Bravo. pasti con il catering. E io devo dirti, Manuela, ho provato le stesse sensazioni, queste energie che quasi si sprigionano da queste gabbie, anche se pur vuote. Ma quando poi ti vengono in mente le immagini del maxi processo con Alfonso Giordano al centro, e tutte queste sceneggiate per rallentarlo, ostacolarlo, perché veramente questi mafiosi erano i primi attori per parlare di Sì. cinema e teatro, no, Manuela? So che mi comprendi nel messaggio che ti sto dando. Ed è vero, l'aula bunker fa veramente un certo Ma effetto. secondo voi è un effetto che è uguale per tutti, o da siciliani, sapendo quello che ha comportato nella nostra storia, Manuela, per noi è diverso? Guarda, questo non so dirti. Io credo che però sia condiviso da tutti. Insomma, questo pezzo di storia non è un pezzo di storia solo siciliana. L'Italia lo sa benissimo. Ed è bene che tutti quanti gli italiani l'assumano come una parte della propria storia e della propria memoria, perché sono avvenuti alcuni fatti, certo, in Sicilia, ma sappiamo bene quante correlazioni ci siano Perdonami state, Manuela, torniamo ahimè. in onda anche in FM e continuiamo. Sì. Eccoci qui, ho interrotto bruscamente mentre parlava Manuela Ventura. Intanto do il benvenuto ancora una volta a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando su Radio In. Siamo in collegamento con Manuela Ventura. Stavamo parlando dell'Aula Bunker, stavamo parlando di cosa significhi questo luogo non solo per i siciliani, ma per l'Italia in genere, mi dicevi, Manuela. Sì, dico che un'appartenenza che sentono, immagino, tutti gli italiani. Almeno io ti posso dare testimonianza di quelli che sono di volta in volta davvero i messaggi che mi arrivano non solo dagli amici o gli addetti ai lavori, ma proprio di tante persone dal nord al sud in maniera trasversale, che comunque si sentono partecipi, emozionate e anche ringraziano per il fatto di poter, ad esempio, condividere con le nuove generazioni questi pezzi di storia e di memoria. Suggeriscono addirittura di portare progetti come questo all'interno delle scuole, no? Per poterne Sarebbe importantissimo. continuare a parlarne, però con questi nuovi punti di vista, cioè come sprone all'impegno e alla possibilità che ciascuno di noi, come singolo cittadino, può incidere nel tessuto sociale, può avere un proprio valore. Ecco, quindi questo mi sembra un aspetto veramente molto importante per tutti, sia che siano siciliani, sia che siano lombardi, veneti, perché le magagne, chiamiamole così, avvengono in lungo e largo nello stivale. Ma ci siamo soffermati soltanto su quello che è uno degli ultimi punti più recenti della carriera di Manuela. C'è un'infinità di cose da raccontare.
Ma sono proprio tante. Io mi sono divertito a scavare nella sua vita professionale, ovviamente. Se non passerei per stalker. Ivan Cinardo stalker, sappiatelo. Voi artisti del cinema, del teatro, sappiatelo. Mi piace molto ricordare un po' i tuoi inizi, Manuela. Lo hai raccontato tu stessa, le prime faccine allo specchio, a divertirti con le altre bimbe. Era chiara la tua vocazione a intraprendere la strada di attrice e superare ovviamente uno degli esami più importanti all'Accademia Silvio D'Amico di Roma, che è poi quella assieme al Centro Sperimentale che forma tutti i più grandi registi per il cinema, la televisione. È stata un'esperienza molto bella che ovviamente ti ha aperto molte porte, no Manuela? Sì, mi ha segnato innanzitutto personalmente, perché è stato il mio primo trasferimento a 18 anni dalla Sicilia a Roma, quindi insomma nella capitale, e poi perché mi si sono aperte tante strade, conoscenze formative proprio del mio lavoro, e poi perché sono iniziati insomma i contatti nel mondo professionale, prevalentemente a teatro all'inizio e poi man mano anche la televisione e il cinema. Teatro Stabile di Catania e Abruzzo, dove appunto tu hai iniziato. Devo dirti, Eliana, succede molto spesso che quando si riesce e si esplode nel cinema, hai fatto tanto teatro, tanta dizione, tanto rapporto anche con il pubblico. Ed è un messaggio importante da lanciare soprattutto ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera. Noi continuiamo a parlare con Manuela Ventura anche in diretta a Facebook sulla pagina di Radio In, mentre ascoltiamo Fabrizio Moro. Eccoci Manuela. Noi facciamo questo gioco. Quando c'è la musica alla radio su Facebook abbiamo l'opportunità di continuare a chiacchierare, quindi possiamo approfondire tutti questi argomenti. Rifaresti gli stessi passi che hai fatto per iniziare la tua carriera col senno di poi, di oggi? Va bene, col senno di oggi sì, forse sai cosa farei? Io sono partita con la mia valigia da qui e anche con una dose che mi contraddistingue ancora adesso di timidezza o di riservatezza. Forse direi alla Manuela di allora di cominciare a buttarsi un po' prima, no? Per il resto è stato tutto importantissimo, sia le difficoltà che non sono affatto mancate, che poi le gioie. Però devo dire, se mi si dà la possibilità di ritornare per una seconda volta sulla terra, comunque proverei a sperimentare anche cose nuove. Per esempio, se non fossi attrice, oppure a fianco a questo, cos'altro potrebbe esserci nella fantasia? Mi dedicherei ad un'altra delle mie passioni, che è la natura, gli animali, il viaggio, questi aspetti proprio concreti dell'uomo con ciò che lo circonda. Per cui animali, natura, mi piacerebbe, forse una fattoria, la veterinaria. La fattoria è fantastica, la fattoria è un'immagine stupenda, cioè io ti immagino lì con questo gonnellone, il cappello in testa, che cammini col secchio al braccio per vedere. Guarda, una delle mie fantasie quando ero piccola, quando stavo dietro in macchina con i miei genitori, guidavano per lunghi tragitti e io vedevo i paesaggi di verde, così le campagne, e immaginavo di essere su un cavallo libero a scorrazzare senza meta, così paravam 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 al galoppo. Questa è un'immagine di grandissima libertà, questa. Assolutamente, ma ovviamente io mi veniva un po' da sorridere. Manuela, adesso divertiamo un po' i nostri ascoltatori. Amici, Eliana, perché tu devi sapere, sì, che Manuela ha avuto una parte nel film Quo Vado di Checco Zalone, sì, per la regia di Gennaro Nunziante. E con chi parlava Manuela in quel film? Con un pinguino, vero? Guarda, questa è una scena però da raccontare a tutti, quindi rientriamo in onda anche sulla radio e continuiamo a raccontare proprio questo momento particolare della carriera di Manuela Ventura.
Sì, un momento memorabile, appunto, Dacci un anche secondo, perché. dacci un secondo che torniamo alla radio. E questa era Pensa 2007, addirittura questo brano. Quanto tempo è Sempre passato da bello. quando Fabrizio Moro ha tirato fuori questa canzone straordinaria? Eliana Chiavetta, Ivan Scinardo, ma soprattutto in collegamento con noi in videochiamata Manuela Ventura, che potete vedere sulla pagina Facebook di Radio In. Siamo arrivati al punto in cui, da una fattoria, non fateci caso, poi ve lo L'amore per gli spiegheremo. animali. Esatto, torniamo agli animali e torniamo a una scena in particolare di un film. Ivan, aiutaci a Quo ritornare in. Vado di Checco Zalone per la regia di Gennaro Nunziante, dove Manuela se la deve vedere con un pinguino vero. Ma no, scusami, Manuela, lo sappiamo ormai nel cinema ci sono robot, green screen e cose. Non era un pinguino vero quello con cui hai recitato? Verissimo, no, vero, verissimo, verissimo. Eri mai stata così vicina a un pinguino in vita tua? No, mai, mai. Com'è vedere un pinguino da vicino? È molto tenero, soprattutto quel pinguino lì è stato molto tenero, perché devi pensare che, vabbè, il pinguino, noi sappiamo che il loro habitat è, insomma, freddo, anzi, gelato. Bene, noi abbiamo girato quella scena invece a luglio, Povero caldo, pinguino. tremendo, torrido, e quindi c'era questo pinguino, messo su questo tavolo sotto il quale c'era una tovaglia di quelle plastificate, Sì. e il suo allenatore, diciamo il padrone di questo pinguino, cercava di tenerlo vivo e fresco, gli spruzzava l'acqua con lo spruzzino, quello per le piante o quello che usiamo per andare al mare per Sì. rinfrescarci. Quindi tutto bagnato, questo pinguino, l'acqua gli colava addosso. E man mano lui sulla tovaglia cerata, plastificata, scivolava, poverino, perché non aveva preso, quindi lo vedevo Ora spiaccicarsi fammi sulla. raccontare un'altra cosa Povero bellissima, perché mi pinguino, piace vai. tenere questo clima così Ti bello, faremo Manuela. parlare con un. Ti faremo fare la presentazione del tuo nuovo libro con un pinguino accanto, Adesso Ivan, arriviamo. sappilo, ok? Ma c'è un altro ruolo che mi fa impazzire letteralmente ed è quello della Marchesa Claire in Ah. Certo C'è di Antonio Oggi il Albanese, sangue blu ritorna. dove tu devi insegnare il bon ton a questo candidato al regno delle due Calabrie che è appunto Mission Antonio Impossible. Albanese. Ma sei adorabile, Grazie. che cosa sei in quella scena? Peccato che non possiamo farla vedere per ragioni di tempo, ma invito le persone ad andarsela a vedere. Questa è una scena bellissima. Che ricordi hai di quel momento? Anche quel momento indelebile, sia perché appunto per la prima volta mi sono trovata sul set con Antonio Albanese, sotto la regia di Giulio Manfredonia, in questo ruolo assolutamente surreale, per cui ho cambiato improvvisamente look, mi tagliarono i capelli a spazzola, tutta vestita in maniera sgargiante, colorata, collane Bellissimo. giganti, occhiali giganti. E il compito di questa marchesa Claire de Fusigny era quello appunto di insegnare le buone maniere, accettola qualunque, e a tutta la cupola, quindi un'impresa, come dicevi tu, praticamente impossibile, ma veramente molto molto divertente. Anzi, qualcosa è nata anche improvvisando, per cui è un clima assolutamente di gioco, ecco. Abbiamo gli ultimi 30 secondi, Ivan. Ah, Cos'altro vogliamo ok, chiedere? dal serio al faceto o dal faceto al Al serio, in serio. questo caso. Manuela, mi stanno dando l'onore di presentare il mio primo libro su cinema e giornalismo. Fra le schede che ho recensito è il film di Daniele Vicari, Prima che la notte, che racconta la storia del giornalista ucciso dalla mafia, Beppe Alfano. Tu fai la segretaria di Sì, redazione in quel film. Che Ivan, infatti ricordi quando hai? mi sentivo volevo proprio ritorniamo appunto a quelle esperienze proprio intense, intime, formative. Io ho interpretato Cettina Centamore, che è stata questa figura anche un po', diciamo, più riservata, più defilata. Ma determinante. Sì, determinante perché era intanto la.
più grande del gruppo, quindi anche una sorta di spalla, di appoggio per questo grandissimo uomo che è stato Giuseppe Fava, giornalista, drammaturgo, scrittore e quant'altro. E finalmente, mi veniva da dire in quel momento, si è raccontata la storia di quest'uomo. È raccontata in un modo così anche dinamico, come quello che ha voluto scegliere Daniele Ricari con un Fabrizio Gifuni straordinario ed un cast, tra l'altro, potentissimo, di giovanissimi e, no, e anche di grandi Aita, sì. professionisti. Io poi ho avuto la fortuna di conoscerla proprio dal vivo, Cettina Centamore, e ti dico che noi ci incontrammo per la prima volta ad un bar a bere un caffè e non sono mancate le lacrime, in questa conoscenza. È difficilissimo Meraviglia. interrompere queste conversazioni quando vorresti stare ore e ore. Manuela, tornerai a chiacchierare con noi al più presto? Con grande piacere, perché mi farà piacere poi raccontarvi gli esiti di quello che in questo momento sto provando. Sono al Teatro Stabile, nonostante i teatri siano chiusi, per fortuna le prove possono continuare. Stiamo provando le Baccanti di Euripide con la regia di Laura Sicignano e anche lì un cast incredibile, sia artistico che tecnico, Vincenzo Pirrotta. Filippo Luna, Franco Mirabella, Alessandra, li vorrei nominare tutti, Alessandra Fazzino, Silvia Napoletano, aspetta un attimo, aspetta Guarda, fatemi quando sarete ricordarmi, pronti faremo un collegamento di gruppo, Eghe la tecnologia ce lo Doria, Silvio permette. Laviano, Giorgia Coco e tutti quelli che poi collaborano alle musiche, alle scenografie, alla coreografia di Lenia Romano, va bene, Buon ci lavoro! risentiamo quindi. Buon lavoro allora! Magari. Ciao Grazie Manuela. anche per questo invito, buona festa! Grazie anche a te, grazie Manuela Ventura. Andiamo subito in pubblicità.